diretto da parte dei cittadini e quindi utile, non diretto ma indiretto. Aveva però chiesto e ottenuto delle norme di perequazione per evitare proprio la differenza tra le scuole più, che avrebbero avuto più grandi benefici e quelle meno. Ma soprattutto avevamo chiesto due garanzie. La prima è che ci fossero risorse aggiuntive e la seconda che appunto non fosse sottratto al terzo settore e alla ricerca. Perché? Perché abbiamo appena stabilizzato il 5 per 1000 in legge di stabilità, sono fondi necessari all'attività sociale, non dovevamo metterli in concorrenza. Se queste due garanzie che anche noi avevamo chiesto non possono essere soddisfatte, meglio saggiamente stralciare la norma, e ringrazio il Ministro di aver preso un chiaro impegno in questo senso. La ringrazio. A questo punto, onorevole Simonetti, prego. Grazie Presidente. Vede, qui siamo, non dico alla farsa ma quasi, perché ci si nasconde dietro quanto ha detto per esempio l'onorevole Ascani, che dice che già in commissione si pensava di voler togliere e quindi sopprimere l'articolo appunto del 5 per 1000, quando tutti i deputati e le deputate che qui difendono il provvedimento sono andati per settimane sul territorio a sbandierare il 5 per 1000 come una delle soluzioni dei problemi economici, delle ristrutturazioni e delle costruzioni delle nuove strutture scolastiche. Ora capisco benissimo che ci sia la minoranza PD mischiata con qualche altro parlamentare che abbia imposto una linea, abbia chiesto qualcosa, gli date lo scalpo su una cosa che praticamente non considerate così prioritaria, e lo scalpo sulla buona scuola per la minoranza del PD è il 5 per 1000. Non capisco poi il resto del centrodestra perché stia al gioco interno di questo congresso permanente che si svolge non nelle sedi opportune ma all'interno dell'aula parlamentare e delle sedi istituzionali del Partito Democratico, e quindi devo dire che forse è l'unica forza politica che crede effettivamente che il privato possa aiutare il pubblico, perché il discorso che è stato fatto oggi, il dibattito oggi era stantio, neanche più in Russia, neanche più in Cina si fa il dibattito che è stato fatto oggi legato al finanziamento privato della scuola pubblica. Ma dove vivete? Dove state vivendo? Ma vedete che situazione è lo Stato italiano? Se non interviene il privato, il pubblico quasi non riesce a far più niente. E allora dico, se l'onorevole Ascani già sapeva in commissione che avrebbe abolito il testo dell'articolo ora 17, perché non ha presentato l'emendamento e va a votare l'emendamento PD che era strumentale per rompere le scatole alla maggioranza? Scusate, ma io credo proprio che questa sia un'ennesima farsa che il Parlamento deve subire perché il PD al suo interno riesce a trovare una sintesi. La ringrazio, non ho altri interventi, quindi dichiaro aperta la votazione. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4. Favorevole Commissione, favorevole il Governo.